ore 7. Un futuro da mordere. Nel suo ultimo messaggio alla nazione, il Presidente della Repubblica si rivolge ai giovani e ringrazia gli italiani. Non mi sono mai sentito solo. E sui vaccini dice: rifiutarli è un insulto a chi non li può avere. Plauso della politica, leader di partito e cariche istituzionali sottolineano l'autorevolezza e l'equilibrio con cui il Capo dello Stato ha interpretato il proprio ruolo. Covid, nuovo record di contagi e 155 decessi. 4 regioni passano in giallo. Sui prezzi calmierati delle mascherine FFP2, i produttori chiedono un confronto con il governo. Botti e feriti, malgrado i divieti, il nuovo anno salutato ovunque con i fuochi d'artificio. A Taranto un quarantenne ha perso una mano. A Napoli un uomo raggiunto da un proiettile vagante. Calcio, la Salernitana è salva, accettata in extremis la proposta di acquisto dell'imprenditore napoletano Iervolino. Buongiorno e buon anno da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1. Discorso di fine anno e di congedo agli italiani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un messaggio breve con molti passaggi dedicati alla pandemia e ai giovani e il ringraziamento a tutti gli italiani che non lo hanno mai fatto sentire solo in questi 7 anni. Spalle alla finestra, in piedi, intervento di circa 15 minuti per Mattarella, pochi messaggi politici ma ancora una volta l'occasione per ricordare. Tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di presidente. E disegna la cornice istituzionale e valoriale di cosa debba essere un presidente della Repubblica che si deve spogliare del suo passato o meglio della sua appartenenza. La Costituzione gli affida il compito di rappresentare l'unità nazionale. 7 anni emozionanti, dice Mattarella, gli ultimi impegnativi per la pandemia e ricorda le vittime del Covid e l'importanza dei vaccini, guai sprecarli. Uno strumento prezioso, non perché garantiscano l'invulnerabilità, ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi per sé e per gli altri. Convinto Mattarella che l'Italia ce la farà anche grazie alle nuove generazioni. I giovani rappresentano il presente oltre che il futuro, afferma Mattarella, e devono essere protagonisti e non spettatori della storia, con l'invito a mordere la vita. Paolina Medi, GR1. Al presidente Mattarella applauso unanime dei partiti. Sentiamo. Dal presidente Mattarella il miglior augurio per il nuovo anno. Draghi commenta così il discorso di commiato del capo dello Stato, a cui giunge il grazie unanime dei partiti e delle istituzioni, a partire dalla presidente del Senato Casellati, che sottolinea autorevolezza ed equilibrio di questo settennato, mentre il presidente della Camera Fico insiste sul ruolo di garante della Costituzione e dell'unità nazionale di Mattarella. L'Italia, dichiara Letta, non può che essere orgogliosa del suo presidente. Malpezzi. Italia responsabile e solidale ce la farà. 7 anni intensi e difficili, sottolinea Renzi, ma anche coraggiosi per Conte, l'orizzonte di un impegno politico a cui, dice, non possiamo sottrarci. Gratitudine, ma con qualche ombra dal centrodestra. Berlusconi si limita ad un augurio agli italiani: uniti e solidali, solo così potremo ripartire, delegando ai suoi i commenti al discorso di Mattarella. Gelmini. Dobbiamo ringraziare il presidente Mattarella per lo stile e per l'equilibrio con i quali ha guidato il nostro paese in questi anni. Guarda avanti Salvini, che assicura: saremo determinanti nella scelta del successore. Dall'opposizione Giorgia Meloni torna ad auspicare un presidente patriota. Francesca Giannini, GR1. Veniamo adesso alla pandemia. Nuovo record di positivi in Italia, oltre 144.000 nuovi casi rispetto ai circa 127.000 di ieri, 155 le vittime. Tasso di positività a 11,8%, record anche di tamponi, oltre 1.200.000. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la variante Delta in Italia è ancora predominante, mentre Omicron è al 21% del campione esaminato lo scorso 20 dicembre. Nell'ultima settimana il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese è più che raddoppiato, 783 per 100.000 abitanti, 4 le regioni con l'Umbria in testa, dove si supera addirittura la soglia dei 1.000 casi su 100.000 abitanti. Crescono anche i ricoveri ospedalieri. Gianni Rezza, direttore generale prevenzione, Ministero della Salute. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 17,1 e al 12,9%, quindi al di sopra
sopra della soglia critica che viene superata in ben 12 regioni. È tra i giovani che il virus circola di più, specie nella fascia 20-29 anni, ma la curva epidemica sale anche per gli under 20. Data l'estrema contagiosità della variante Omicron, è necessario adottare comportamenti prudenti. Rispettare l'autoisolamento e le altre norme e soprattutto effettuare la dose vaccinale di richiamo. Crescono in maniera significativa le terze dosi di vaccino un po' in tutte le fasce d'età, ma sono oltre 5 milioni e mezzo gli italiani che devono ancora ricevere la prima vaccinazione. Eleonora Belviso, GR1. I dati del monitoraggio cambiano anche i colori delle regioni. 4 passano in zona gialla e particolari. Mezza Italia lunedì sarà in zona gialla. L'avanzata della variante Omicron esplosa nell'ultima settimana porta a questo quadro, con la geografia della penisola che si colora sempre di più. Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia il prossimo 3 gennaio cambieranno fascia di rischio e diventeranno gialle, aggiungendosi così a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e alle province di Trento e Bolzano. La vita dei cittadini però non cambierà. L'unica misura prevista per il cambio di zona è l'obbligo di una mascherina all'aperto, peraltro già in vigore in tutto il paese, meglio poi se FFP2. Così come sono in vigore le nuove regole contenute nell'ultimo decreto varato dal governo che cambiano la quarantena. Chi ha fatto il vaccino con dose booster o con doppia dose entro i 4 mesi precedenti, se ha un contatto con un positivo, può evitare l'isolamento. Se è sintomatici basterà un'autosorveglianza di 5 giorni e un tampone rapido molecolare negativo. Diversa invece la situazione dei Novax, per loro resta la quarantena di 10 giorni. Il prossimo 10 gennaio poi il Super Green Pass, ottenuto solo con vaccino guarigione, sarà obbligatorio ovunque: mezzi pubblici, alberghi, centri sportivi, musei, cinema e teatri, eventi al chiuso e all'aperto. Multe fino a 1000 euro a chi viola le regole. Giuseppe Lisi, GR1. Le mascherine FFP2 obbligatorie sui mezzi pubblici anche in altre circostanze. I produttori chiedono un confronto al governo che si è impegnato a contenerne il costo. Calmierare il prezzo delle mascherine FFP2 a 1 euro o anche meno è l'intenzione del governo dopo l'ultima stretta anti-Covid, ma i produttori avvertono di non ripetere gli errori di inizio pandemia. Oggi il sistema industriale italiano è in grado di far fronte alle necessità con decine di milioni di mascherine al mese e i prezzi delle FFP2 sono addirittura al di sotto di quelli del 2019, dice Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria. Si possono avere prezzi in realtà anche più bassi rispetto a quelli che si possono ipotizzare. Le imprese chiedono dunque un confronto con la struttura emergenziale del generale Figliuolo, anche perché possono tornare sugli scaffali vecchie mascherine non più adeguate agli attuali standard di sicurezza. Attenzione dunque alle certificazioni, dice Galbiati. Ecco come. Sul sito della European Safety Federation c'è una sezione dedicata al Covid-19 dove ci sono degli esempi anche di certificati che sono stati ritirati. Fabio Comini, GR1. Fuochi d'artificio e botti per salutare l'arrivo del nuovo anno un po' ovunque, nonostante i divieti, i primi feriti in Puglia e nelle Marche. Esplosioni di petardi, fuochi pirotecnici colorati, ma anche colpi di arma. Così gli italiani hanno brindato all'arrivo del nuovo anno. Piazze per lo più deserte, in tanti hanno festeggiato in casa. Un uomo di 40 anni residente nel quartiere Tamburi di Taranto ha subito gravissime lesioni alla mano destra per lo scoppio di un petardo difettoso. Pochi minuti prima della mezzanotte, un giovane è rimasto ferito dai botti che stava facendo esplodere in piazza ad Ascoli Piceno con alcuni amici. Giuseppe Fusco è commissario capo della Questura di Napoli. Anche quest'anno registriamo un calo del numero dei feriti. Abbiamo 7 feriti da botti e un solo ferito per proiettile vagante che è ricoverato in ospedale ma fuori pericolo di vita. A Milano nessuna segnalazione di violazioni di norme anti-Covid, come sottolinea il commissario capo Stefano Veronese. Non ci sono stati episodi eclatanti, diversamente dall'anno scorso dove c'era stato un ferimento con colpi di pistola. Arianna Di Giorgio, GR1. Festeggiamenti in tono minore in tutto il mondo, tanti comunque gli spettacoli pirotecnici seguiti soprattutto in televisione. I rintocchi del Big Ben, appena restaurato, accompagnano a Londra i giochi di luce che solcano il cielo allo scoccare della mezzanotte. Raise a glass. Alzate un calice e date il benvenuto al 2022, che sia un anno che porti gioia e salute. È il messaggio che va in onda sugli schermi della BBC, che per giorni ha invitato tutti a trascorrere un capodanno prudente. Così a Parigi, cancellato lo spettacolo pirotecnico, ma in strada la gente accoglie il nuovo anno con preoccupazione e speranza. Un cocktail di emozioni che si trova in buona parte del mondo.
A Dubai, una folla di visitatori festeggia l'Expo con una sfera di specchi che allo scoccare della mezzanotte scende nell'iconica cupola di Al Wasl Plaza. Niente fiesta, invece, a Barcellona. Locali chiusi e coprifuoco. Una misura quest'ultima imposta in buona parte dell'Europa. In Finlandia è partito alle 18, in Austria alle 22. Restrizioni anche nei Paesi Bassi, il lockdown, e in Germania, massimo 10 commensali per il cenone. New York in piazza Times Square, 15.000 ingressi contro i tradizionali 60.000. Azzurra Meringolo, GR1. In India, 12 morti e 13 feriti nella calca di un santuario religioso nel Kashmir indiano. L'incidente è avvenuto nella notte, secondo le autorità locali. Il bilancio è destinato ad aumentare, aperta un'inchiesta. Ieri sera nella Basilica di San Pietro l'omelia di Papa Francesco al termine del Te Deum di ringraziamento per l'anno che si chiudeva. Nel suo messaggio appello alla solidarietà in tempo di pandemia e richiamo alla città di Roma, spesso indifferente verso chi ha bisogno di aiuto. Roma è una città meravigliosa che non finisce di incantare, ma per chi ci vive è anche una città faticosa, purtroppo non sempre dignitosa per i cittadini e per gli ospiti. Una città che a volte sembra disertare. L'auspicio allora è che tutti, chi vi abita e chi vi soggiorna per lavoro, pellegrinaggio o turismo, tutti possano apprezzarla sempre più per la cura dell'accoglienza, della dignità della vita, della casa comune, dei più fragili e vulnerabili. L'inchiesta per l'esplosione dell'11 dicembre scorso a Ravanusa in Sicilia, nella quale sono morte 9 persone, la procura di Agrigento ha notificato avvisi di garanzia ai vertici di Italgas, ipotizzati reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. 10 attivisti NoTav sono stati identificati dalla Digos dopo la dimostrazione contro il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Per i manifestanti si profila una denuncia per procurato incendio boschivo che si è sviluppato dopo il loro lancio di fuochi artificiali. Le fiamme sono state spente dalla polizia, che ha anche usato lacrimogeni per disperdere i dimostranti. A Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, un uomo è stato ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco davanti a un negozio di barbiere. Era appena uscito dal salone quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato per poi fuggire. La vittima nel 2011 era rimasta coinvolta in un'operazione antidroga. Lascia moglie e 2 figli. Adesso lo sport, il calcio, con la vicenda salernitana risolta in extremis. Il club campano avrà un nuovo proprietario. Sarà un capodanno davvero speciale per i giocatori e i tifosi della Salernitana, che si è salvata all'ultimo minuto grazie a Danilo Iervolino, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso. Sua infatti l'offerta accettata da 2 trust, Paolo Bertoli e Susanna Sgro, al termine dell'ultima giornata utile. Un'operazione da 10 milioni avviata con un versamento di 500.000 euro. Poi verranno investiti altri 20 milioni. L'ufficialità arriverà però lunedì con le verifiche bancarie. Poi Iervolino avrà 45 giorni di tempo per completare il passaggio di proprietà. Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in Serie A, le parole del 43enne imprenditore di Palma Campania. La squadra dunque potrà proseguire il campionato. Il 6 ospiterà il Venezia con una formazione rimaneggiata a causa Covid. Virus che sta mettendo in difficoltà tutte le formazioni. Sono circa 50 giocatori positivi, tra questi Nandez del Cagliari, che è anche ricercato dalla polizia uruguaiana per violenza domestica nei confronti della sua ex compagna. Alessio Maldini, GR1. E adesso stiamo per chiudere il nostro giornale, non c'è più tempo, dunque sono le 7:14, adesso l'informazione regionale e a seguire Caffè Europa, nel giorno in cui si festeggiano i 20 anni della moneta unica e a cui è dedicata la puntata speciale di Sabato Anch'io dalle 8:30 su questa rete. Noi invece con il GR1 torniamo alle 8 da Carmelo Lazzaro e dalla redazione intera del nostro GR1, l'augurio di buon anno.